Salve a tutti, oggi occhiali per andare in bici. Nello specifico, oggi vi volevo parlare degli occhiali per la mountain bike. Quindi, cosa guardare quando andiamo a acquistarli, soprattutto la resistenza e i tipi di materiali che oggi vi dirò che sono quelli più resistenti per urti o abrasioni che potete avere appunto nei percorsi in bosco, sentieri e tutto. La prima valutazione che dovete fare, appunto, come vi dicevo, è il materiale. Ad esempio, questo che ho io, occhiali flessibili che montano montatura e lenti in gomma. Praticamente ogni urto e abrasione che potremo avere da un rametto, una frasca e tutto, anche un sasso nel bosco, lo assorbiranno perfettamente. In caso anche di cadute, avremo il discorso della protezione, perché comunque, come andremo a impattare, l'occhiale non ci produrrà un'abrasione nel viso o ferite o quant'altro. Un altro materiale che possiamo guardare è questo, che è rigido ma molto resistente. È questo qua, se leggete, policarbonato. Praticamente il policarbonato è una resina che al suo stesso tempo è rigida ma molto resistente perché nella sua rigidità ha una componente leggera flessibile e soprattutto è testato per gli urti e le varie praticamente colpi che può avere da sassi, frasche o rami. Quindi l'occhio sarà sempre protetto con una tipologia in questa maniera, che poi si può trovare tipo così, tipologia in questa maniera, lente aperta in questo modo, oppure si può trovare anche nelle tipologie, comunque varie forme con sempre questo materiale. Un altro fattore da guardare è la colorazione della lente, che è importantissima. Quindi dobbiamo scegliere un colore di lente equilibrato che possa farci vedere bene quando siamo all'interno di un bosco, zone ombreggiate in generale, e quando siamo per dire una strada esterna, una strada asfaltata a sole pieno. Quindi che ci darà il comfort in tutte e due le situazioni. E le varie tipologie di lenti che possiamo avere sono queste. Una prima tipologia che però vedo la portano in tanti, ma per me è sconsigliatissima, è la lente gialla in questa maniera. La lente gialla ci permette di vedere benissimo all'interno di un bosco, però quando usciamo in zone più soleggiate ci darà forte abbagliamento, quindi non ci darà il comfort visivo di una lente leggermente più scura. Un'altra lente usata, l'arancione. Anche l'arancione molto comodo, sensibilizza i contrasti all'interno del bosco, non facendoci prendere buche o sconnessioni nel terreno improvvise, e quindi è una lente molto buona, ma anche lei soffre del discorso dell'abbagliamento quando usciremo fuori dal bosco in zone più soleggiate. Un impasto molto bello che prende marrone, arancione e giallo è questo. Si chiama Energizer, è una lente molto comoda perché ci permette di non avere l'abbagliamento visivo e di vedere il discorso quando siamo all'interno del bosco, ci permette di vedere perfettamente. Un'altra cosa, possiamo usare la lente grigia antracite in questa maniera, però in un formato come questa, che è una fotocromatica, che viene montato anche in queste montature, praticamente quando una fotocromatica, quando saremo soggetti a sole, la lente fotocromatica, non so se si vede, si scurirà. Ora qua è scurita un po' a LED perché comunque la luce è questa. Si scurirà garantendoci una scurezza giusta in tutte le situazioni, quindi un pochino più chiara quando è nel bosco e quando siamo fuori ci darà una scurezza intorno al 75-80% per non risentire dell'abbagliamento del sole.
Nel primo caso abbiamo visto la lente gialla che è perfetta quando siamo all'interno del bosco, però quando usciamo al sole vedremo l'abbagliamento molto forte e quindi è un pochino, la possiamo usare nelle giornate magari quando c'è nebbia, nuvolo, allora una lente perfetta, ma per giornate soleggiate io la sconsiglierei, perché comunque troppo abbagliamento all'occhio non dà comfort visivo e ci deconcentra anche un po'. D'altro caso, la lente arancione, abbiamo visto che anche questa all'interno del bosco non è male, fuori quando usciamo negli sterrati o comunque a sole pieno abbiamo un assorbimento un pochino di più del sole a luce rispetto alla lente gialla, però non è perfetta al 100%, ci darà sempre un po' d'abbagliamento per quello, quindi anche questa è consigliabile per una giornata nuvolosa o una giornata dove c'è nebbia o sì, comunque potete usare sempre occhiali con lenti intercambiabili e comunque potete portare dietro la lente di riserva e la mettete praticamente, queste si mettono subito essendo un gomma e la cambiate. In questo caso con la lente Energizer, che è una lente che avrete capito che a me piace particolarmente perché è molto comoda, mi permette all'interno del bosco di stare col comfort giusto e con la visione dettagliata e molto tecnica, e quando esco fuori non risente assolutamente degli abbagliamenti, quindi sono protetto al 100%. È una lente ottima questa anche per andare a sciare, tra l'altro, perché ci dà praticamente i colori che tiene qui sono colori tecnici e vengono usati anche in ipovisione, perché comunque ci comprende il giallo, ci comprende l'arancione e il marrone. Questa fusione ci permette di avere il comfort in tutte le situazioni. In questo caso abbiamo visto la lente grigia, questa lente è fotocromatica, quindi all'interno del bosco secondo me è sempre un pochino troppo scura, perché il grigio tende a non sensibilizzare le zone, praticamente più le ombreggiature e soprattutto buche e contrasti e sconnessioni del terreno. Quindi col fotocromatico buono per l'assorbimento del sole, all'interno del bosco comunque un'antracite in questa maniera non sarà scurissimo da abbuiarci, quindi il comfort visivo mediamente ce l'abbiamo anche su questa tipologia di lenti. Come abbiamo visto, possiamo usare tante tipologie di occhiali e tante colorazioni di lenti in questo caso. Quindi abbiamo una scelta molto ampia, l'importante, ricordatevi sempre di scegliere il materiale giusto che vi protegga anche all'interno del bosco e soprattutto a mountain bike, che è un pochino più estrema la cosa, può essere sempre schizzi di sassi, rametti e tutto, tipologie di montature, quella più confortevole per voi, e la colorazione di lente che possiamo avere più comfort in tutte le situazioni. Spero di esservi stato utile, per qualsiasi cosa scrivete qua sotto, vi ringrazio l'attenzione, ciao!